tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Quadro elettrico a fuoco in una palazzina del quartiere di San Lazzaro, momenti di panico per i residenti. Strenna di Natale per gli abitanti di Fenile, entro un mese è completato l'ultimo tratto di ciclabile. Nuovo piano regolatore, ecco come sarà la Fano del 2030. Continua la fase di maltempo per altre 48 ore in tutto il centro Italia. Chiusura positiva per il Cartoceto dopo il festival. Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Lo avete sentito nei titoli. Ieri sera nel quartiere di San Lazzaro, apprensione e tanta paura per i residenti di una palazzina di 3 piani. Vediamo tutto quello che è successo nel servizio. In una palazzina di 3 piani in via Bracci, nel quartiere di San Lazzaro, ieri sera, poco dopo le 21, si sono vissuti attimi di terrore. Un incendio al quadro elettrico all'inizio della rampa di scale condominiale e le fiamme che si sono sviluppate hanno di fatto bloccato i residenti all'interno delle loro abitazioni. Alcune esplosioni come fuochi d'artificio e poi il denso fumo acre che invade sia la tromba delle scale che gli appartamenti getta nel panico le famiglie, alcune delle quali anche con persone anziane, ultra novantenni e con problemi di deambulazione. Le grida dalle finestre e dai balconi richiamano i vicini, pochi minuti ed arrivano i vigili del fuoco di Fano che trovano al loro arrivo le persone sui balconi con anziani e bambini che tentano di sfuggire al fumo, non potendo abbandonare lo stabile per le fiamme proprio all'ingresso del palazzo, con il portone anche fortemente danneggiato. Per alcuni di loro, ben 7, ci sono i primi segnali di intossicazione, difficoltà a respirare, tosse e senso di nausea. Arrivano così anche 2 autoambulanze e vengono trasportati al pronto soccorso di Fano, dove alcuni di loro rimangono per accertamenti anche fino alle 3:30 di questa mattina. Che cosa abbia causato il cortocircuito alla base dell'incendio del quadro elettrico di questa palazzina dell'ERAP di edilizia popolare al civico numero 21 lo stabiliranno le indagini dei vigili del fuoco. Sta di fatto che ora tutte e 6 i nuclei familiari sono fuori di casa. La palazzina non ha subito danni strutturali, quindi è agibile, ma gas ed elettricità sono fuori uso. Così chi ha potuto sistemarsi da vicini o parenti l'ha fatto. Per 2 famiglie, più un anziano solo, invece, il comune di Fano ha predisposto, attraverso il sindaco e l'assessore ai servizi sociali Marina Barnesi, una sistemazione di fortuna all'hotel Metauro, nel quale queste persone rimarranno fino a quando non potranno rientrare nelle loro abitazioni. Ebbene, nelle prime ore di questo pomeriggio, poco dopo le 12:30, c'è stato un incidente stradale nella rotatoria davanti all'Arco d'Augusto. Vista l'ora, ad alta densità di traffico, problemi, il traffico in tilt, 6 vigili urbani sul posto, Croce Rossa e anche i vigili del fuoco. Vediamo. Quattro persone finite all'ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, 2 auto portate via con il carro attrezzi ed una viabilità in tilt in un orario di punta. Questo è il bilancio di un incidente stradale verificatosi questa mattina, poco dopo le 12, nella rotatoria davanti alla porta Augustea, all'inizio della via Flaminia a Fano. Una Ford Kuga, condotta da una 30enne di Fano, mentre procedeva all'interno della rotatoria in direzione Ancona, è stata violentemente urtata da una Golf, condotta da un marocchino residente a Brescia di 36 anni, con 2 connazionali a bordo, che proveniva da via Roma e si immetteva nella rotatoria. Per il violento urto, la Ford si è girata su se stessa e tutti gli airbag al suo interno sono esplosi. Sul posto sono intervenuti per mettere in sicurezza la Golf dell'extracomunitario, dato che era alimentata a GPL, anche i vigili del fuoco, oltre al 118 che ha trasportato tutte e 4 gli occupanti i mezzi con una sola autoambulanza al Santa Croce di Fano per accertamenti.
Inoltre, 6 unità della polizia locale hanno eseguito i rilievi necessari e regolamentato il flusso del traffico in un orario di forte densità. Cambiamo argomento, parliamo del maltempo perché persiste ancora sull'Italia. La perturbazione che da un paio di giorni sta interessando il nostro paese continuerà a interessare le regioni centrali e meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo che prevede dalla serata di oggi precipitazioni molto intense lungo il medio versante adriatico, in particolare su Abruzzo e nei settori meridionali delle Marche. Il Dipartimento ha dunque valutato un'allerta rosso per il rischio idrogeologico e idraulico sui bacini di Pescara e del Tordino Vomano in Abruzzo e allerta arancione nelle Marche, sui bacini del Sangro in Abruzzo, su gran parte dell'Umbria e sulla Litorania in Molise. E il piano regolatore generale, dopo l'analisi dei dati forniti dall'Università di Urbino, ora passa alla fase operativa. Sentiamo tutto dall'assessore Marco Paolini. La costruzione della Fano del 2030 inizia dal piano regolatore generale, lo strumento che valorizza le risorse del presente per rendere abitabile, accessibile e attiva la città del futuro. Dopo essere state studiate attraverso il piano strategico tutte le componenti socio-economiche, demografiche e di sviluppo della città, studiate dall'Università Carlo Bo di Urbino, consegnando un'istantanea che consente l'individuazione degli obiettivi, consentiranno così al nuovo piano regolatore di attuare le trasformazioni in ambito urbanistico della Fano del 2030. Ci siamo resi conto che una città non si trasforma se i soggetti attori della trasformazione non collaborano alla definizione degli obiettivi insieme all'amministrazione pubblica. Cioè non è solo la visione pubblica che rende possibile la trasformazione, bisogna che tutti quanti concorrano per quello che possono verso il conseguimento delle visioni al futuro. Dialogo con i cittadini e parti interessate, analisi territoriale ed un'analisi tecnico-urbanistica hanno definito gli indirizzi del nuovo piano regolatore. Ora, per l'assessore, sono 3 gli scenari della Fano del futuro. La prima è la città abitabile, già Fano gode di una leggerezza urbana in qualche modo. Un altro tema delle 3 visioni del futuro è quello della città dell'innovazione aperta. Quindi cercare di lavorare per creare questi, adesso usiamo un termine anche straniero, gli hub dell'innovazione, questi punti di incontro tra ricerca e ricaduta sul territorio. L'altro tema, l'ultimo tema dei 3, chiaramente questo influenza ogni parte della pianificazione territoriale del nuovo piano, è quello della rigenerazione urbana, riattivazione delle risorse. Noi abbiamo un piano che quello che proporremo sarà consumo zero di terreno agricolo, quindi punta tutto sulla trasformazione urbana. Parlando di scadenze, l'assessore all'urbanistica definisce entro l'autunno del 2018 l'approvazione definitiva del nuovo piano regolatore da parte del Consiglio Comunale di Fano. E rimaniamo sempre a Fano per un'altra infrastruttura molto importante, attesa da tempo la sua conclusione e desiderata da tutti gli abitanti della frazione del Fenile. Stiamo parlando appunto della pista ciclabile che collega il Fenile alla città di Fano. Sotto l'albero di Natale gli abitanti di Fenile troveranno una bella pista ciclabile finita ed in sicurezza, come ormai da 10 anni chiedono a gran voce Orlando Bizocchi e il Comitato Pro Fenile. Con la sentenza favorevole del TAR in tasca, il sindaco di Fano, nonostante il conte Castruccio Castracane, proprietario del terreno, abbia già fatto ricorso al Consiglio di Stato, tira dritto e pochi giorni fa una ditta locale ha vinto l'appalto per realizzare l'ultimo pezzo, il tanto controverso attraversamento del cavalcavia sulla 14 di 2,5 km, che tempo permettendo vedrà la sua inaugurazione entro la fine dell'anno in corso e così eliminerà i pericolosi attraversamenti di pedoni e ciclisti su quel tratto di strada. I lavori sono stati affidati ad una ditta di Monbaroccio, questa settimana ci sono i sopralluoghi tecnici
e dai prossimi giorni inizieranno i lavori con l'obiettivo di finirli entro la fine di dicembre. E a quel punto si può dire che questo tratto è realmente terminato. Dirò di più, stiamo già ragionando come collegare la parte che da Fenile si arriva a Belgato alla Trave, e poi c'è un pezzo non ciclabile che dovrebbe ricongiungersi con la ciclabile dell'interquartieri, che consente di arrivare fino al mare, dove lì ci sarà un nuovo pezzo risistemato, illuminato, che appalteremo a breve insieme ad ASET. Quindi stiamo ragionando anche come collegare e mettere in sicurezza il tratto da Belgatto fino alla Trave. Però oggi consentitemi di esprimere questa soddisfazione, perché veramente è un bel risultato conseguito. Ci si è impiegato del tempo, ma perché c'era anche la magistratura che creava un ostacolo in questo caso. Ma penso che i cittadini alla fine apprezzeranno il lavoro e il risultato. Il contenzioso col proprietario del terreno quindi è superato? Beh, lì c'è stata una prima sentenza, poi saranno dei ricorsi, sarà quel che sarà, ma a me preme il risultato, l'opera a favore della cittadinanza. Quando si fanno cose a favore dei cittadini non ci si deve mai preoccupare, si va sempre a testa alta, anche se magari ci possono attribuire delle responsabilità. E parliamo di volontariato. Sabato 11 novembre all'Istituto Monsignor Gentili l'associazione Onlus Mov Fano, Movimento Orionino Volontari, ha festeggiato i suoi 20 anni di attività. L'associazione, che presta servizio di volontariato nelle tre case della congregazione di San Luigi Orione di Fano, Casa Serena, Istituto Monsignor Gentili, Opera Don Orione, Casa di Spiritualità, Villa San Biagio, ha spento le 20 candeline alla presenza di oltre 100 tra volontari ed amici. Iniziata con la Santa Messa al Santuario Don Bosco, celebrata da Don Giorgio dell'Opera Don Orione, la serata è poi proseguita con la cena, la mostra fotografica e la proiezione di filmati e foto che hanno ripercorso 20 anni di storia. Tante iniziative svolte, tanti progetti, primo fra tutti quello del Teatro della Cicalina, tanti volti, alcuni passati velocemente, altri rimasti nel tempo e nei quali Casa Serena soprattutto ha lasciato un segno rilevante nella loro vita. Il presidente Massimo Mariotti ha premiato le volontarie Maria Antonietta Teodori e Rina Tarsi per il servizio gratuito svolto sin dalla costituzione del MOV. Le targhe consegnate sono segno di gratitudine per il tempo dedicato in modo costante, continuativo e per il loro esempio. Parliamo di eventi, di un evento che ha visto la sua chiusura e la sua conclusione domenica scorsa a Cartoceto, il festival con la 41esima mostra dell'olio e dell'oliva. L'olio DOP di Cartoceto ha conquistato i tanti visitatori che hanno affollato il borgo medioevale per Cartoceto DOP il Festival, la 41esima mostra mercato dell'olio e dell'oliva che ha visto finalmente la piazza principale l'è recuperata dopo il crollo delle mura avvenuto per il maltempo del 2012. Un percorso articolato tra enogastronomia d'eccellenza, arte, storia e tradizioni, ma anche di grandi appuntamenti musicali al Teatro del Trionfo con Fabio Concato e Greta Panettieri, che hanno generato in entrambe le serate il sold out, richiamando tantissimi ascoltatori anche da fuori regione. Diversi anche gli espositori del settore olivicolo che hanno esposto il pregiato oro verde delle Marche e invitato così a degustare le tante famiglie e i turisti intervenuti l'ottima qualità di questa annata. Ma io direi un grandissimo successo. Questa seconda domenica fortunatamente il tempo c'è stato anche clemente, quindi davvero migliaia di persone presenti qua a Cartoceto, disseminate tra piazza dei produttori, installazioni ed esposizioni artistiche, spettacoli al Teatro del Trionfo e tante altre di quelle che sono le iniziative che hanno caratterizzato Cartoceto DOP il Festival edizione 2017. Ed è grazie al prodotto di qualità che l'olio DOP di Cartoceto è entrato a far parte delle eccellenze delle Marche. Un traguardo molto importante, perché entrando in questo consorzio riusciamo a promuovere i prodotti delle Marche, aiutare i produttori a promuovere i loro prodotti. È importante mettere insieme tutte quante le eccellenze delle Marche per far conoscere questo territorio
ma anche per dare valore ai nostri prodotti. Il servizio e le belle immagini erano di Filippo Pucci. Ed ora, prima di lasciarvi e prima di salutarvi, vi ricordo che dopo il telegiornale ci sarà Box, la rubrica tanto amata e tanto vista di Fano TV, poi In cucina con lo chef e uno speciale sull'inaugurazione della nuova concessionaria Renault Rondina a auto a Pesaro. Bene. Questo è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia, termina qui l'informazione di Fano TV per oggi, domattina ritorna con Occhio ai giornali puntualmente alle 7.30. Buona serata a tutti voi.